Pronto? Beppe! Sì, io te. C'è il popolo delle tre rosse che ti saluta! Ci siete gli ultimi ormai. Gli ultimi che ormai girano le piazze gridando le cose. Pronto? Ormai qui siete rimasti. Ci siamo, mi ci metto anch'io ora. Non ho potuto essere lì per ragioni che non sto a spiegarvi adesso, però questa cosa che è iniziata da Paolo Borsellino, portata avanti da Sonia, da Alfano, da Luigi De Magistris, da Di Pietro, da tutte le persone di buona volontà che vogliono capire e vogliono sapere. Quindi non si tratta di demagogia o di cose, si tratta di dire che un uomo è stato ucciso ed è stato ucciso dallo Stato. Quindi non è un nome che vogliamo, vogliamo i nomi di chi ha partecipato a un assassinio premeditato, come questa persona doveva trovare la mamma, neanche hanno messo le trantenne, lo faceva sempre. Quindi è colpevole chi ha messo l'esplosivo e chi ha tolto le trantenne. Ci sono i nomi ed è un omicidio di Stato che ci portiamo ancora avanti e lo Stato è ancora lì. Quindi io sono con voi e per darvi un messaggio che non c'è bisogno di che ve lo dia io, perché ve lo daranno tutti quelli che si che parleranno sul palco. Noi non molleremo mai, mai, non molleremo mai finché non sarà fatta luce su queste cose. E oggi i segreti non si possono più tenere. C'è la rete, c'è internet, ci sono delle tecnologie entusiasmanti, cercano di spegnerci, c'è stato un tentativo anche ieri, andato malissimo per loro. Noi continueremo sempre, saremo sempre a fianco vostro e guardate che le persone che sono sul palco oggi sono praticamente le uniche che possono stare su un palco oggi senza essere contestate, a differenza di tutti gli altri, di tutti i governi che vanno, tutti i governanti che vanno sul palco o vanno a fare comizi o vanno a fare congressi che vengono assolutamente contestati dai cittadini. I cittadini si stanno muovendo, i cittadini con l'elmetto si stanno muovendo, si stanno riprendendo la democrazia in questo paese che è scomparsa miseramente con i sorrisi, con i culi, con le mignotte e con le teste a fiumi. Quindi io sarò sempre con voi, un abbraccio a tutti, forza Sonia, forza Luigi, forza Paolo, forza a tutti e grazie di essere stati e di essere lì con queste persone. Non molleremo mai di questo. Arrivederci a tutti, grazie. Ringraziamo Beppe per aver dato anche questa volta il suo contributo a questa battaglia. Passo la parola.